Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Sodio ioduro, 123 IG e Altcare, capsula G e Altcare SRL. Ultimo aggiornamento. 21 luglio 2022. Cos'è sodio ioduro, 123 IG e Altcare, capsula? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere sodio ioduro, 123 IG e Altcare, capsula durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è sodio ioduro, 123 IG e Altcare, capsula? Sodio ioduro, 123 IG e Altcare, capsula è un farmaco a base del principio attivo sodio ioduro 123 IG, appartenente alla categoria degli radiofarmaceutici diagnostici e nello specifico radiofarmaceutici diagnostici della tiroide vari. È commercializzato in Italia dall'azienda G e Altcare SRL. Sodio ioduro, 123 IG e Altcare, capsula può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni sodio ioduro, 123 IG e Altcare 7,4 mbq 1 contenitore da 1 capsula. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. G e Altcare SRL. Ricetta. OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe. C. Principio attivo. Sodio ioduro 123 IG. Gruppo terapeutico. Radiofarmaceutici diagnostici. Forma farmaceutica. Capsula. Indicazione medicinale solo per uso diagnostico. Le capsule di sodio ioduro, 123 IG, sono usate come agente diagnostico nello studio funzionale o morfologico della ghiandola tiroide mediante scintigrafia e test di captazione tiroidea del radioiodio. I dati di captazione a 24 ore sono generalmente utilizzati per il calcolo di una dose terapeutica. Posologia. Posologia adulti. Le attività raccomandate in un paziente adulto, 70 kg, sono comprese tra 3,7 e 14,8 mbq. Le attività più basse, 3,7 mbq, sono raccomandate per studi sulla captazione e le dosi più elevate, 11,1-14,8 mbq, per la scintigrafia tiroidea. Tuttavia, per ciascun caso individuale, la dose è stabilita dal relativo specialista. La valutazione percentuale della captazione dello iodio, 123 nella tiroide, deve essere effettuata in base a procedure standard ben definite. Compromissione della funzionalità renale barra epatica, è necessario valutare attentamente l'attività da somministrare, poiché in questi pazienti esiste un rischio di aumento di esposizione alle radiazioni, vedere paragrafo 4.4. Popolazione pediatrica. L'utilizzo nei bambini e negli adolescenti deve essere attentamente considerato, sulla base delle necessità cliniche e della valutazione del rapporto rischio barra beneficio in questo gruppo di pazienti. Questa forma farmaceutica di sodio ioduro, 123 IG, può non essere adatta ai pazienti pediatrici con meno di 18 anni di età, particolarmente nei bambini con meno di 10 anni di età. Metodo di somministrazione. Le capsule devono essere assunte per via orale con acqua. Le capsule devono essere deglutite intere. Per la preparazione del paziente, vedere paragrafo 4.4. Acquisizione dell'immagine. L'immagine è ottenuta 3-6 ore dopo la somministrazione. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Potenziali reazioni anafilattiche o di ipersensibilità. Deve essere sempre considerata la possibilità che si verifichino reazioni di ipersensibilità gravi, comprese quelle di tipo anafilattico barra anafilattoide, che possono mettere in pericolo la, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La captazione di 123 IG può essere inibita dalla recente somministrazione di mezzi di contrasto iodati, dall'assunzione di iodio stabile sotto varie forme, oppure da farmaci tiroidei, antitiroidei e da altri, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere sodio ioduro, 123 IG e Altcare, capsula durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere sodio ioduro, 123 IG e Altcare, capsula durante la gravidanza e l'allattamento?
Donne potenzialmente fertili, quando è necessario somministrare medicinali radioattivi a donne potenzialmente fertili, si devono assumere sempre informazioni su una possibile gravidanza. Ove non sia provato il contrario, qualsiasi donna, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati per ogni paziente. L'esposizione a radiazioni ionizzanti deve essere giustificata in base al possibile beneficio. L'attività somministrata deve essere tale che la dose di radiazione risultante sia la più bassa. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Questo medicinale è inteso per l'uso da parte di personale competente e in ambienti ospedalieri. Pertanto il rischio di sovradosaggio è solo teorico. I rischi sono legati alla somministrazione involontaria di dosi eccessive di radioattività in caso di somministrazione di una dose eccessiva di sodio ioduro, 123 I. La dose assorbita dal paziente deve essere ridotta, quando possibile, aumentando l'eliminazione del radionuclide dal corpo. In caso di sovradosaggio di sodio ioduro, 123 I, deve essere usato un agente bloccante, quale il perclorato di potassio, per ridurre al minimo l'irradiazione della tiroide. Inoltre si raccomanda di favorire la diuresi e la frequente eliminazione dell'urina. Bisogna fare attenzione ad evitare la contaminazione dovuta alla radioattività eliminata dai pazienti che si sottopongono a questo tipo di trattamenti. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Vari radiofarmaci diagnostici della tiroide. Codice ATC V09FX02. Alle dosi utilizzate per le indagini diagnostiche, non è stato osservato che il sodio ioduro eserciti alcun effetto farmacodinamico. Proprietà farmacocinetiche. L'assorbimento dello ioduro a seguito della somministrazione delle capsule è virtualmente completo dopo 1-2 ore, ma potrebbe essere ritardato dalla presenza di cibo nello stomaco, il quale di conseguenza altererà, dati preclinici di sicurezza, effetti tossici noti relativi a dosi elevate di sodio ioduro non sono rilevanti per l'uso specifico di iodio 123 per la visualizzazione della tiroide a scopi diagnostici. Non sono disponibili dati, elenco degli eccipienti: acido acetico glaciale, sodio idrossido, sodio tiosolfato, pentaidrato, sodio bicarbonato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili di sodio idrogeno fosfato anidro, capsula rigida di gelatina. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.